Ciao a tutti, io sono Carolina e il video che state per vedere sarà un po' un esperimento. In questo mese, come avrete potuto notare, sono stata piuttosto assente dal canale, sono riuscita a girare molto poco rispetto a quello che avevo previsto perché aprile è stato un mese molto pesante, proprio devastante, però siccome oggi mi è piaciuto molto il trucco che ho fatto per andare al lavoro, ho deciso comunque di condividerlo con voi, anche se non vedrete la realizzazione, ma lo vedrete come è arrivato a fine giornata. Quindi io appena finirò di girare questo video mi andrò a struccare, però mi dispiaceva perdere l'occasione di filmare un contenuto, visto che in questo mese tra l'altro ne ho girati vari che poi ho cassato perché io non mi piacevo, comunque non mi piaceva come erano venuti, e quindi per non perdere di nuovo l'occasione di caricare e di condividere qualcosa con voi, ho pensato a questo format. Fatemi sapere se vi piace, se può, insomma, se può essere qualcosa che si può ripetere in futuro. E chiaramente farvi vedere il trucco che ho realizzato oggi. Tra l'altro, tra un po' stringerò l'inquadratura sul mio viso così potrete vedere meglio come è arrivato. Mi dà anche la scusa per parlarvi dei singoli prodotti che ho utilizzato, che tranne qualcuno, sono tutti i prodotti della Capsule Collection di aprile, su cui a breve, spero di girarlo anche domani, arriverà la relativa heavy rotation in cui vi racconto che cosa mi è piaciuto e che cosa mi è piaciuto un po' meno dei prodotti che ho scelto per l'utilizzo costante durante il corso del mese. Ok, l'introduzione l'ho fatta, è stata lunghissima, ora stringo l'inquadratura e seguendo l'ordine degli step che io faccio quotidianamente per truccarmi, analizzeremo i prodotti utilizzati uno ad uno. Eccoci qui con l'inquadratura più stretta sul mio viso, così potete vedere meglio tutti i prodotti che ho utilizzato. Partiamo dalle sopracciglia, che è la prima cosa che io trucco quando mi preparo e che è l'unica cosa che non vedete, assieme a qualche altro passaggio ovviamente, che non vedete nei GRVM perché come faccio le sopracciglia io, è qualcosa di molto noioso che non aggiungerebbe quasi nulla al gioco. E al momento sto utilizzando questi due prodotti che tra l'altro mi stanno per abbandonare, ovvero la Instant Brow Lift Pencil di Elf, tonalità taupe, con cui riempio i peletti, riempio i peletti mancanti e un po' i buchi, e poi fisso tutto con questo classico che non mi abbandona da anni, che è il Make Me Brow di Essence, tonalità Ashy Brows. Questo prodotto non costa nemmeno 5 euro, ma io continuo a comprarlo perché come mi aiuta questo con le sopracciglia? Non mi aiuta nessuno. Io poi non ho particolari esigenze di sopracciglia, per cui mi accontento, cioè, mi accontento e il low cost funziona benissimo, non mi ha mai dato problemi. Sulla matita di Elf invece ci torneremo nel prossimo video dedicato ai prodotti finiti perché mi manca davvero poco per concluderla e penso proprio che domani sarà l'ultima applicazione e poi non ne parleremo più perché vi devo girare anche un video haul di tutto quello che ho acquistato tra gennaio ed aprile di quest'anno. Ho fatto una bella scorta di matite sopracciglia, per cui le sopracciglia, via. Step successivo, anche qui pochissime novità, primer occhi, il primer di Rare Beauty che come potete vedere è veramente veramente agli sgoccioli. Io ho tolto il dosatore, ma dopo aver tolto il dosatore la confezione non si è più chiusa bene, quindi l'ho rappezzata con questo elastico di gomma molto molto artigianale, però almeno così facendo sono sicura che non mi si apra nella pochette in cui tengo i trucchi che utilizzo tutti i giorni. E sono andata poi a stendere una generosa base di colla glitter di Belle perché il trucco occhi, che lo vedete, è semplicissimo, si basa unicamente su tre ombretti, di cui uno panna per andare a ripulire le sfumature. E mi sono ritrovata molto molto spesso in questo mese a prendere la palette autocomposta che vi ho fatto vedere nella Capsule Collection di aprile. Ve la faccio vedere qui, tutta completa, sperando che non caschi nessun ombretto perché sarebbe una strage, e quindi vi spiego uno ad uno che cosa ho utilizzato. Questo make-up, che è molto molto semplice, vagamente grafico, ma che si fa veramente con poco, io l'ho realizzato con un ombretto panna, un ombretto marrone taupe freddo e un duochrome che stiamo per vedere, tipo Blue Brown di MAC. Quindi non è necessario che voi abbiate gli stessi esatti prodotti che io vi faccio vedere, molto probabilmente ce l'avete, non lo so, però se già avete un esemplare per ciascuno di questi colori, e sono sicura che se mi seguite qualcosa del genere nella vostra collezione ce l'avete, praticamente il trucco è fatto. Quindi, dopo aver steso un generoso strato di colla glitter, sono andata ad applicare a tutta palpebra con il dito
Glass Ball di Colourpop, ve lo faccio vedere. Il mio è in condizioni, diciamo, piuttosto discutibili. Mi piacerebbe bucarlo questo ombretto. È stato molto amato in passato, ma dimostra tutta la sua età perché, come potete vedere, crea patina che io tolgo di continuo con lo scotch, ma si riforma. È più che altro un topper. Però può essere applicato e esteso a più strati per ottenere un risultato più o meno coprente come quello che indosso oggi. Non è coprentissimo, ci sono ombretti molto più pigmentati e che lasciano intravedere molto meno la base sotto, però io sono sempre stata affezionata a questo duochrome e quindi mi piacerebbe almeno bucarlo prima di mandarlo in pensione perché la formula è invecchiata parecchio. Ovviamente nel corso degli anni sono usciti degli ombretti con questo shift duocromatico molto migliori, molto più evidenti e molto più scintillanti, però per un uso quotidiano va bene anche così. Poi sono andata a creare una struttura, ma proprio semplicissima, vi faccio vedere anche il pennello. Con un pennello così a fiamma, piccolo 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 e preciso. Vedete che è ancora sporco dell'ombretto che vi sto per far vedere. Quindi sono andata ad annerire l'attaccatura delle ciglia e a disegnare una piccola V esterna rispetto all'occhio utilizzando un ombretto che proviene dalla palette di Bailey Serian per Melt, la Fesa di Yours, che come potete vedere è mancante proprio di questo ombretto che è Mercury che ho messo nella palette autocomposta perché sapevo che nella palette autocomposta, nel frattempo sistemo il tavolo, l'avrei utilizzato molto di più e questo ombretto è Mercury, eccolo qui. È un marrone freddo, quasi grigiastro, che si adatta a scurire in realtà qualsiasi look voi andiate a realizzare. Qua lo vedete, insomma, un po' provato, non perché io l'abbia utilizzato tantissimo, anche se l'ho utilizzato molto spesso nel corso di questo mese, ma perché nel trasportarlo dalla palette originaria a questa palette magnetica, nonostante gli ombretti di Melt siano tutti magnetici, quindi facilmente staccabili, nel caso della palette in collaborazione con Bailey, il magnete era fortissimo, ho dovuto fare molta forza, un po' di prodotto si è perso, ma voglio dire poco male perché qua dentro c'è un quantitativo che è sufficiente a truccare la popolazione di Parma per 2 anni, quindi va bene così. E dopo esserci andata a disegnare questa forma grafica, ma non particolarmente raffinata, sono andata a ripulire tutto con il color panna, che in questo caso è Full Moon, che proviene da una palette di vecchia di Beauty Bay in collaborazione con Jade Thirlwall, che è una cantante inglese. Quindi, con soli 3 ombretti, tra l'altro facilmente replicabili nelle vostre collezioni, sono riuscita a ottenere questo trucco che non è nulla di che, non è niente di particolare, però secondo me dà quel tocco in più, quel tocco di pepe e anche un po' di magia a un trucco quotidiano, semplice, semplice, semplice. Ovviamente dovete pensare che il risultato sarà neutro freddo, quindi vi darà un'aura un po' più sofisticata. Io credo che i colori freddi siano un po' più sofisticati, mentre i colori caldi spingano più alla sensualità, alla giocosità. E niente, stamattina mi andava così, tanto ho indossato questa felpa color panna che mi vedete ancora addosso, e quindi quando indosso il color panna io non mi faccio troppi problemi su quello che andrò ad utilizzare sugli occhi perché più o meno ci sta bene tutto. E la cosa interessante è che quando poi andate a ripassare un po' di glass ball sopra Mercury, su determinate luci, soprattutto luci naturali, Mercury prenderà anch'esso uno shift, un riflesso bluastro, è molto molto particolare, quindi sembrerà che abbiate utilizzato ancora un altro ombretto. Veramente non è la prima volta che realizzo questo trucco, però ogni volta che lo realizzo mi piace troppo, perciò volevo condividerlo con voi. Poi sono andata a mettere una matita color burro nella rima interna dell'occhio, in questo caso è la 71 delle Multiplay di Pupa, che non trovo più sul sito, forse da Tigotà c'è ancora, però qualsiasi matita chiara va bene per andare a illuminare e ad aprire lo sguardo, che stamattina sembravo veramente uno zombie, e ho aggiunto 2 strati di questo mascara, che è il Lash Princess Volume and Curl di Essence, su cui tuttora, che sta quasi per finire, non riesco a farmi un'opinione precisa, quindi presumo che non mi abbia particolarmente colpita. Però, se volete riprodurre questo trucco, potete utilizzare qualsiasi mascara voi abbiate in uso, diciamo. Nessuno si offende se non andate a comprare questo qui di Essence. Nelle giornate precedenti ho avuto una pelle preciclo orrenda,
orrenda, spessa, brufoli sotto pelle, rossori, brufoletti qui intorno alla zona della bocca, all'attaccatura del naso, per cui spesso non sono andata nemmeno a mettere il fondotinta perché tanto qualsiasi cosa ci avrei messo sopra sarebbe stata brutta e bassa. Ho corretto con giusto un po' di correttore e cipria e poi pace amen. Però questa mattina, secondo giorno di ciclo, la mia pelle l'ho trovata proprio così, nelle stesse condizioni di Santa Teresa nell'estasi di Bernini. Sapete un po' l'opera d'arte, nel caso ve la metto qui così capirete meglio la reference. E allora ho detto, va, usiamo qualcosa di molto leggero che mi dà sempre soddisfazioni, ed è la Skin Tint, la Positive Light Tinted Moisturizer di Rare Beauty, che io utilizzo nel colore 16C, che è quello affine al colore di fondotinta, che, di fondotinta, diciamo fondotinta fondotinta, che io utilizzo della stessa linea. Il mio colore per referenza è 160C. Cioè, questa è la base non ritoccata dopo ore e ore. Io stamattina mi sono truccata alle 6, adesso sono le 6 meno 5. Sì che non è stato particolarmente caldo, anzi, però questa base sta per arrivare allo scoccare delle 12 ore e io non l'ho mai ritoccata. Sul naso se n'è un po' andata, infatti vedete che il naso è più rosso rispetto al resto del viso, ma perché la parte più esposta ed anche la mia parte di pelle è più grassa, per cui è normale che il trucco svanisca prima dal naso. Mentre tutto il resto, vi faccio vedere, è rimasto più o meno intatto rispetto a stamattina. Questa Skin Tint per me è meravigliosa, perché si amalgama perfettamente alla pelle. C'è da dire che io l'aiuto applicandola con le mani, perché secondo me applicandola una nocina sulle mani, scaldandola un pochino e poi passandola sul viso, sempre grazie al calore delle mani, permette alla skin tint di penetrare più in profondità e di amalgamarsi, di fondersi con la pelle senza rimanere in superficie. A me i prodotti di questo tipo piace applicarli con le mani, in realtà anche con alcuni fondotinta, perché secondo me credo che si abbia così la resa migliore, la resa più naturale possibile. E considerate che io ho una pelle di base grassa. Questa skin tint funziona benissimo anche su una pelle grassa. Certo, sarebbe da ritoccare perché per i miei gusti sono un po' troppo lucida, però sono comunque molto molto contenta perché è veramente un tocco leggero, la coprenza è scarsa, però vi uniforma il viso e vi rende la versione migliore possibile della vostra pelle. Tira fuori una luminosità naturale, come se fosse state sotto il sole o vi fosse godute una giornata all'aperto. Per me di questo prodotto, soprattutto su YouTube Italia, se ne è parlato troppo 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 poco, ma io ormai lo tengo sempre con me perché mi dispiacerebbe buttarlo. È comunque aperta da quando è uscita e credo che siano passati 2 anni dall'uscita, se non 2 anni, almeno 1 e mezzo, per cui va utilizzata. Ho fissato tutto con un'altra sorpresa molto molto gradita dell'ultimo periodo, ve la farò vedere anche nell'haul perché l'ho presa nel mese di febbraio, ma sono arrivata a consumarla fin qua, ovvero questa cipria di Wet n Wild, la Photo Focus Loose Setting Powder. Nessuno parla di questa cipria, nessuno. Io avevo appena finito quella di Danessa Myricks e cercavo una cipria in polvere libera da battaglia da utilizzare tutti i giorni per non aprire né quella di Dior né quella di Fenty. E ho fatto una ricerca su Reddit scrivendo Best Powder for Oily Skin. E in America, a quanto pare, questa cipria va fortissimo. Qui l'unico posto in cui io sia riuscita a reperirla è Amazon, dove costa 8 euro e tra l'altro l'ho stata anche rimborsata perché mi era arrivata non completamente piena di prodotto, per cui Amazon me l'ha rimborsata. Io questa è come se l'avessi avuta gratis, però è meravigliosa. Dovrebbe essere il dupe della Peach Perfect di Too Faced, che era una cipria in polvere libera abbinata a un fondotinta che in passato io avevo amato tanto di Too Faced e che adesso è fuori produzione da un bel po', e è comunque sottile, molto mattificante, molto opacizzante. Se avete pelle secca, no, perché questa vi potrebbe un po' rattrappire, però rende il viso vellutato e soprattutto ha una durata eccellente ed è una cipria che costa davvero davvero poco. Mi piace anche utilizzarla nel contorno occhi applicandola con quei mini puff di cui adesso ve ne faccio vedere uno che però è sporco. Questi puff da Lillipuziani mini mini che ho preso per sbaglio su Selvana, ma che in realtà servono tantissimo a far penetrare la cipria nel contorno occhi. Io parto dall'esterno e poi vado verso l'interno, così nella parte un po' più spieghettata ci arriva meno polvere, ma questa cipria mi sta dando tantissime soddisfazioni, mi chiedo perché non se ne parli.
Come correttore ho utilizzato il solito che utilizzo ormai da mesi e mesi e mesi, questo di XX Revolution, che non accenna a finire, però devo anche dire che non mi dispiace che non stia finendo, perché è un correttore che fondamentalmente apprezzo molto, cioè voglio dire, questo è come si sta comportando ora, dopo 12 ore, e consideriamo che questo correttore è comunque economico, non credo che costi più di 10 euro. Io questo l'ho comprato la bellezza di 3 anni fa, perciò mi sto affrettando a terminarlo, ma sono molto molto contenta. Questo veniva dato come dupe del Vanish di Hourglass, che io non ho mai provato, per cui non vi so dire quanto si somiglino effettivamente. È rimasto pochissimo da far vedere, perché per dare colore al viso ho utilizzato un unico prodotto, sempre in casa Revolution, come questo qui della linea XX. Questo invece è della linea base Make Up Revolution, vedete in che condizioni penose si ritrova questo bronzer cotto, che fa parte della linea Bronzer Reloaded e il colore è Holiday Romance. Forse un po' si vede che da una parte lo sto appiattendo, soprattutto al centro si sta creando la conchetta. Me lo vedete addosso qui, è perfetto per una pelle chiara o diafana. È caldo però, quindi dà questo effetto veramente baciato dal sole, ma a me permette di saltare anche lo step blush, chiaramente lo step illuminante, perché già questa crema colorata dà radiosità al viso, questo è luminoso, non mi sento di aggiungere luminosità a luminosità, considerato che poi col sudore divento già un po' una cotolettina. L'unica cosa che sto valutando è che credo che questo bronzer, che comunque è anziano perché 4 anni almeno ce li ha, credo che mi abbia fatto venire degli sfoghi sottopelle. Adesso devo valutare se quegli sfoghi siano stati un effetto del subbuglio ormonale o se anche questo prodotto abbia contribuito. Per adesso l'ho disinfettato, ho lavato per bene tutti i pennelli con cui l'ho applicato. Voglio tenermelo un po' in rotazione per qualche altro giorno per valutare se continuano ad uscirmi i brufoletti. Per ora pare di no, però se anche questo fosse l'artefice della comparsa di queste simpatiche imperfezioni sottopelle, penso che io sarò costretta a buttarlo, perché nemmeno mi sento di regalare o vendere un prodotto con un pack così chiellato. Però fatto sta che a me questo bronzer piace davvero davvero tanto. Ultimo prodotto per concludere, e questo io non l'ho ritoccato da stamattina, e ci ho parlato, ho bevuto acqua, ho bevuto caffè, ho pranzato con una poke, ho mangiato una banana, ho bevuto un altro caffè, quindi vero wear test super affidabile. Ho utilizzato questo prodotto labbra che è stato super sponsorizzato da Martina Vinay, che l'ha messo nei suoi preferiti del 2023, e ciao Marti! Le devo dare tutta la ragione del mondo, perché questa Non Sticky Dazzle Tint di Anlisha, prodotto coreano facilmente reperibile su Stylevana e che costa sotto i 5 euro, ricordiamocelo, è una bomba, è una bomba. Io ce l'ho nel colore numero 5, che dovrebbe chiamarsi Nice Step. I nomi di questi prodotti sono cringissimi, però va bene lo stesso. E quando lo si applica è un olio che lascia le labbra super luminose, però anche naturali, è come se le aveste morse dopo averle bagnate. Spero che vi renda l'idea, però è così. E man mano che passano le ore, questo strato di luminosità dovuta alla componente emolliente di questo prodotto se ne va e rimane una piacevolissima tinta sotto che, pur non definendo le labbra, cioè le mie labbra al momento non sono super disegnate, super definite, come cantava Giorgia nella canzone Girasole, ma hanno comunque quel colore sano che le rende la versione migliore di loro stesse. E io infatti avevo scelto questo rosa perché sapevo che avrei ottenuto più o meno un effetto di labbra belle naturalmente, per cui chi mi guarda dice magari: ma avrai il rossetto o non ce l'avrai il rossetto? Sarà un rossetto, saranno le sue. E quindi dà questa tinta, questo colorino roseo, veramente veramente naturale, che rimane per ore. Adesso questo se ne andrà solo quando io andrò a togliere tutto con lo struccante, con un burro struccante. Vi viene definito Shimmer and Glossy Lip, però questo risultato glossy luminoso non è molto duraturo. Alla fine questo è quello che vi rimane e io ne sono felicissima, tant'è che
sarei curiosa di prendere qualche altro colore perché è una linea che fa molto molto comodo, soprattutto se parlate tantissimo, se magari pranzate fuori casa e non avete tanto tempo, né tanto modo, né tanta voglia di riapplicare il rossetto, questo veramente è un prodotto che vi salva la vita perché non crea quell'antipatica riga bianca tra le mucose, non se ne stacca a pezzi, ma vi lascia questo colorino veramente veramente piacevole e ciò non esclude che voi possiate applicarci sopra un gloss per ritornare a quella luminosità originale e no, ciò non esclude nemmeno che voi possiate utilizzare una matita labbra se vi piace un effetto più definito e poi applicare questa tinta. Questo non è un rossetto liquido, questa è una vera e propria tinta, tra l'altro una chicca super low cost che se vi capita di fare un ordine su Stylevana, piazzateci dentro un colore, uno qualsiasi, tanto quegli swatch non sono super veritieri e tanto dopo vi ritrovereste una tinta leggera leggera sulle labbra, perché sono da provare, fidatevi, sono da provare questi prodotti labbra. Hanno un concept diverso da quello che ci aspetteremmo noi come consumatrici o consumatori occidentali di rossetti, ma vi daranno grosse soddisfazioni, parola mia. Bene, la panoramica su tutto quello che ho indossato oggi è finita. Sono curiosa di leggervi nei commenti. Io appena posso rispondo, sapete che mi fa sempre molto piacere ricevere commenti e feedback. Fatemi sapere se questa modalità in cui vi mostro un trucco da tutti i giorni, però magari con qualcosa di più particolare, ma perché io sono fatta così, quindi anche i miei trucchi da tutti i giorni devono rispecchiare un po' questo tocco di tutto pepe. E quindi fatemi sapere se questa è una tipologia che possiamo ripetere, se vi interessa, proprio perché a me quello che preme di più è darvi contenuti realistici, contenuti affini a quella che è la vita di una donna comunissima come tante, come sono io, ma come penso siete anche voi che siete iscritti al canale e che mi seguite. Quindi credo che questi contenuti possano essere apprezzati da chi fa un tran tranno quotidiano tutto sommato senza scossoni e che magari sta fuori casa a tante ore. Per cui noi ci vediamo alla prossima. Io vi mando un bacione e ciao!